Sneak peek è un termine usato nel mondo di Yu-Gi-Oh! Per descrivere un evento pre-uscita di un'espansione, in cui ogni partecipante apre 5 buste dell'espansione uscente, dopodiché dovrà gareggiare in un torneo usando solo le carte trovate nelle proprie buste. Questi eventi mi sono sempre piaciuti per la loro randomicità e unicità dei mazzi, per questo la serie qui proposta si baserà proprio su di loro. Ad ogni episodio, infatti, io e Max apriremo 5 buste di una o più espansioni. Dopodiché dovremo costruire un mazzo con le carte trovate, per poi sfidarci a un al meglio di 3 per decretare il vincitore dell'episodio. Fino a qua, tutto come in un normale sneak peek. Cosa cambia quindi nella nostra sfida? Ebbene, abbiamo aggiunto 5 regole per rendere la cosa più interessante. Regola numero 1, la Banned. In questa sfida non verrà contata la lista delle proibite limitate, ovvero tutte le carte trovate potranno essere giocate intercopie. Regola numero 2, carte nel mazzo. Al primo episodio un mazzo dovrà contenere almeno 20 carte, dal secondo episodio almeno 30 carte, dal terzo episodio in poi 40 carte. Regola numero 3, carte sbustate. Ad ogni episodio si avrà l'obbligo di dover inserire nel main deck almeno 5 carte sbustate in quel momento. Questa regola forse nei primi episodi non ha molto senso, ma servirà più in là per evitare che uno, non sbustando carte utili, mantenga le stesse carte del mazzo dell'episodio precedente, andando così a nullificare il senso di aprire i 5 pacchetti. Regola numero 4, la side. In questa serie la side non potrà essere usata come di consueto per scambiare le carte tra un round e l'altro con quelle del main deck, ma verrà considerata invece come una sorta di cassaforte in cui uno potrà andare a inserire un massimo di 15 carte da poter trasportare tra un episodio e l'altro. Questo perché, regola numero 5, tutte le carte sbustate non inserite nel main, extra o side deck verranno considerate perse per sempre e non potranno più essere recuperate. Benissimo, ora che sapete tutte le regole, vi diamo il benvenuto a Sneak Peek Infinito. Ciao ragazzi, siamo tornati col quarto episodio dello Sneak. Siamo tornati con Secret Slayer. Abbiamo voluto fare un round 2 di Secret Slayer. E da questo episodio in poi, ogni volta che sbustiamo carte nuove, almeno 5 di quelle carte che si sbustano andranno per forza inserite nel main deck. E abbiamo fatto questa cosa per evitare che uno mantenga lo stesso mazzo dello sneak precedente, dell'episodio precedente. Facendo così vanificherebbe il senso di sbustare nuovi pacchetti, insomma. E quindi abbiamo messo questa regola al nostro sneak. E quindi niente, io direi di iniziare sperando che di trovare carte buone per poter vincere ed evitare che Seba ci raggiunga. Allora, primo pacchetto abbiamo una talaia, muro coro chimero, pollinosi, galeo grugno e irremovibilatrice ricercatrice. Buono. Quindi roccia pianta e zombie, perfetto. Secondo pacchetto, via tutta. Drago blocco. Bello questo mostro che legalmente sarebbe bandito. Roccia, ciclamino, ciclone galattico, un altro unizombie, ottimo, nevicata ricca. Ok. Roccia. Pianta, zombie e staple. Terzo pacchetto. Un altro muro coro chimero, chirubime, l'ho letto malissimo, comunque è una pianta, e lobo
Elleboro, non so leggere, fatta ricca, un'altra volpe a 9 code e un'altra spettralisi del sanguigno scarlatto. Ok, troviamo, stiamo continuando a trovare le carte per Eldritch, ma non troviamo Eldritch, quindi no buono, buono ma no buono. Quarto pacchetto. Confine di D, un altro gallo grugno, un altro gattaco blocco, marigna e irremobilizzatore risvegliato da Ghite. Un sincro 3, 6, 8. Ci sta 8, per sì, perché comunque i target per i Tane degli immobiliatori sono fatti in modo che il Tane a livello 4 vada a prendere il non Tane a livello 4, oppure il Tane a livello 2 vada a prendere il non Tane a livello 2, quindi livello 4, quindi sono i sincro, sono o 4 o 8 o 6. Ultimo pacchetto, terzo nei zombie. Oh, Judgment finalmente, Erika, bombardamento di rocce e soccorso removibilatore. Offre come tributo un qualsiasi numero di mostri removibilatore, puoi scegliere come bersaglio carte sul terreno, pari al numero più 1, distruggerlo. Oh, buono, un'ottima staple. C'è staple, no, cioè, essendo basato sui immobiliatori, però è un ottimo spacchino. Ci sta. Ok, quindi facciamo un piccolo recap, dai. Allora, partendo dalle rocce. No, questo non è una roccia. Abbiamo il 2 per di Drago Blocco. Poi abbiamo 2 Muro Corachimero, la Ricercatrice, il nostro nuovo sincro, bombardamento di rocce che l'altra volta nell'episodio scorso l'ho scartato completamente, quindi penso che seguirà il suo compare, e questa carta soccorso irremovibilatore che potrebbe essere utile. Poi impiante Erika 3, no, Elleboro, 2 principesse, 3 principesse che molto probabilmente non faranno una bella fine. Ciclamino, un'altra Pollinosi e questa nevicata ricca che è un continuo. Poi vedremo cosa fa. Staple, Judgment, Ciclone Galattico e Confine di D. Ottimo. Mentre non ci sono magie nel mio cimitero, nessun giocatore può effettuare la propria battle. Ci sta. E poi abbiamo trovato gli altri due uni zombie, la coppietta dei gallo grugni, ricordando che sono dei gemelli, quindi se si vogliono giocare per l'effetto vanno giocati insieme, un'altra QB e un altro spettralisio. La trappola, niente, nessun Eldritch, peccato. Adesso vi lascio Seba con la sua che sbusterà con voi, e speriamo che sbusti male. E niente, intanto io faccio il mazzo, poi ci risentiamo appena l'ho montato.
Ok, eccoci tornati. Oggi finalmente da vincenti siamo riusciti a portarci a casa un punto. Molto bene, sono abbastanza contento nonostante non fossi molto fiducioso nelle potenzialità del mazzo, però alla fine con i Link e compagnia bella siamo riusciti a portarci a casa il nostro primo punticino. Quindi direi bando alle ciance, andiamo a aprirci i nostri 5 pacchetti di assassini segreti, sperando di trovare il nostro Eldritch, visto che abbiamo un po' di trappole e magie nella cassaforte, sperando che non abbia trovato Max, chiaramente. Quindi niente, andiamo ad aprire. Partiamo col primo pacchetto. Partiamo con un amante rossa, rosa, non so neanche più leggere, risonanza ad Emancipator, tranquillità ricca, fertilizzante miracoloso e un altro spettro elisir del sangue scarlatto. Quindi continuano le nostre, diciamo, avventure nel trovare carte Eldritch senza però l'Eldritch da poter usare. Spettro terra maledetta, quindi ci abbiamo anche la Golden Land. Ad Emancipator ha risvegliato Rapacite, Synchro 6, lo possiamo evocare, quindi carta fortissima. Un'altra Kanzashi, la regina ricca. Ricasto Goblin, molto buono, peschino sempre molto buono. E una Primula, la fata ricca. Ok. Fertilizzante miracoloso. Un'altra Golden Land, un'altra Rapacite, un'altra Kanzashi e dammi l'Eldritch a questo punto. Akero della Terra Dorata, cioè stiamo trovando tutto tranne Eldritch, è qualcosa di assurdo. Tra l'altro Golden Land vale penso 25 euro a carta e ne abbiamo trovate due in due pacchetti, va bene. Ad Emancipator Cristallo Leonita, Eleboro la fata ricca, Confine DD, Sovraccarico Korakimeru e Conquistatore della Terra Dorata. Niente, abbiamo trovato solo carta Eldritch, però qua di Eldritch neanche l'ombra. Dai che magari Volpe a 9 code, Guardiano Quachimero, La Terreno degli Adamancipator, Talaia Principessa dei Fiori di Ciliegio e Nevicata Ricca. Ok, quindi continua la nostra avventura nel trovare carte Eldritch senza però avere Eldritch, quindi penso andranno nella cassaforte. Adesso vedo, abbiamo trovato un altro po' di mostri roccia, buonissimo il fatto di doppio sincro livello 6, abbiamo trovato un po' di mostri pianta pure, vedrò cosa montare. Niente, io adesso vi lascio alla deck profile di Max e ci sentiamo più tardi con la deck profile per questo episodio. Eccoci qua, finalmente ho finito di montare il mazzo. Sono abbastanza contento dei potenziamenti che sono andato ad apportare. Soddisfatto della parte fluffa del reparto, insomma, che sono andato a togliere, in quanto rallentavano parecchio il mazzo. Per quello che si possa rallentare, diciamo. Adesso, con quello che con i supporti che ho trovato, diciamo che fa qualcosa in più. Sono però comunque preoccupato perché, ok, io ho trovato dei potenziamenti, ma sicuramente anche Seba li avrà trovati. Quindi sì, questo mi preoccupa abbastanza.
niente, io direi di cominciare quindi a far vedere come l'ho montato stavolta, tanto è inutile rimuginarci sopra. Nobili cavalieri fratelli, combattente delle lame, motrice criminale, strega condannata, leone fluffal, doppio rombolomba segugio, questi sono rimasti. E poi per il reparto piante sono rimasti due ciclamini e una primula. Al reparto zombie abbiamo qualche carta in più perché ho portato a 3 copie l'uni zombie e a 2 copie la cubi, la volpe a 9 code. Per quanto riguarda i roccia, sono molto più contento perché ovviamente oltre al nostro removibilatore analista si è aggiunto l'altro Tanner che è la ricercatrice. Abbiamo sempre il 2 per dei rapacite, 1 per di guardiano Corchimeru, abbiamo portato a 3 copie il muro Corchimeru, aggiunto 2 daghi blocchi, abbastanza buoni perché essendo roccia sono ciclabili di praticamente tutte le carte removibilatore, e abbiamo aggiunto Nibiru perché anche lui è roccia, è ciclabile anche lui degli rimovibilatori. E poi siccome Seba ha questo vantaggio rispetto a me che lui ha i link e io no, lui potrebbe essere benissimo capace di arrivare a 5 vocazioni in un turno, e quindi ho detto perché no, comunque è un roccia, è un buonissimo 3000 d'attacco, quindi alla peggio glielo sbatto in faccia così. Per le magie ritroviamo sempre la Invocation Magistus, la fusione sostituto, la terreno degli rimovibilatori e l'altra magia rimovibilatori. 2 per di ciclone galattico, il nostro calice proibito che è il target perfetto della strega condannata e il ritorno ovviamente, ricastro goblin e poi ho aggiunto il confine DD. Buona carta, è una continua che finché io non ho magie nel cimitero nessuno di due può attaccare, né io né l'avversario. Quindi potrebbe essere utilizzata per stallare e prepararmi la mano, comunque il terreno per fare un OTK, insomma, per far male. Nel reparto trappole ritroviamo Giudizio Solenne, 2 copie, Bottomless e Mostro Ruspanti, che è un'evocazione in più. Nell'extra troviamo 2 token, 96 Nebbia Oscura che è bella, il Guscio Mondo Virtuale Giagia, bellissima, la nostra Kanzashi, il Removibilatore Risvegliato Rapacite e poi il nuovo, la new entry, il Removibilatore Risvegliato Darghite. Lui è molto buono e, perché è un 3000. Scherzi a parte, è forte perché io posso dissotterrare, cioè come i soli, come tutti i Removibilatori io posso dissotterrare 5, solo che lui a seconda di quanti roccia dissotterro faccio tornare in mano carte controllate dall'avversario e poi ovviamente vanno rimesse tutte le 5 carte dissotterrate, vengono rimesse in fondo al deck, quindi è molto buono. Poi ha un effetto che parte con il mostro acqua al cimitero, però non dovremmo averlo. Aspettate che magari ho fatto
quando questa carta, quando il tuo avversario attiva una magia trappola o un loro effetto mentre un mostro acqua nel cimitero. Ah, ok, un mostro acqua qualunque, quindi anche le ricche. No, allora è molto buono. E poi abbiamo il lupo e Gesta, che la porto qua perché è molto buona. E se ho un bambolombo in mano e è un negate per l'evocazione, per un'evocazione speciale, quindi ci sta. Poi è un roccia, diventa con la terreno, diventa un 2950. Ecco, l'unica cosa che mi preoccupa, siccome Seba l'altra volta mi ha fatto vedere che aveva sbustato Zaborg, che comunque non è una novità, ce l'aveva nell'episodio scorso. L'unica cosa che mi preoccupa è quando viene evocato Zaborg, perché mi può mandare al cimitero un sacco di carte dall'extra. Ed è preoccupante perché se mi toglie le cose principali, che alla fine sono queste due di sicuro, synchro. Però nella minima ipotesi che io riesca a evocarla, anche lei è abbastanza buona. Quindi sì, poi le può scegliere lui le carte da farmi mandare al cimitero, quindi è preoccupante quello Zaborg. Per quanto riguarda la cassaforte, troviamo le seguenti carte: la statua del torrente, che sì, adesso non serve tantissimo, però la tengo perché non si sa mai. Il Lanius, perché se dovessi iniziare a giocare con degli oscurità, lui è una vocazione extra. La Foolish extra, la trappola degli immobilizzatori, che però non mi serve molto adesso perché ne ho 4 degli immobilizzatori, e buttarli e eliminarli così non mi sembra il caso. Il reparto Eldritch, le 4 carte dell'Eldritch, che noi ci speriamo ancora, ci abbiamo un'ultima possibilità per sbustare l'Eldritch, quindi la speranza è l'ultima a morire, si dice. Una diva melodiosa, l'orso fluffal con l'imp di cimitarre, tra l'altro adesso che mi è tornato in mente, qualche tempo fa avevo pubblicato il mazzo for fun, ditemi cosa ne pensate, quello del mio amico. E le 4 carte Clifford, Erika, Lancia Forinco, se l'ho detto bene, perché questo qua non lo dico mai bene, la torre e la terreno. In realtà ero lì per toglierle, perché l'elica ha l'effetto da quando è in zona pendulum, che posso evocare specialmente solamente mostre Clifford, e quindi è abbastanza limitatoria. Però comunque abbiamo un'altra sbustata di Netch, un'altra sbustata più, penso, altri due pacchetti. Quindi boh, io ci ho voluto dare questa opportunità, nel caso prendano il volo tutte e 4, quindi non c'è problema. Oppure prenderà il volo solamente lei, e tipo questa la tengo se magari sbustiamo qualcosa dove ci sono io, artista amico, pendulum, impazzisco. Niente, mi sono dilungato abbastanza, quindi vi lascio alla deck profile di Seba, e poi ci vediamo in partita, sperando di allungare le distanze, perché ci sta recuperando l'amico. Ci vediamo dopo, ciao ciao. Ok, rieccoci qua, adesso tocca a me far vedere la deck profile per questo episodio. Devo dire che sono abbastanza contento stavolta del mazzo che ne è venuto fuori. Abbiamo delle buone sinergie da poter sfruttare e sono abbastanza fiducioso di poter portarmi a casa anche questo episodio. Quindi niente, partiamo con la deck profile. Allora, partiamo con il main, come al solito. Allora, faccio vedere. Ho mantenuto sempre l'engine dei Magistus, quindi abbiamo uno per di Dominion e uno per di Crowley.
Poi ho tenuto sempre parte dell'engine Diva Melodiosa, quindi abbiamo solamente il 2x di canone, che l'altra volta ci ha fatto vincere l'ultimo round, se non ricordo male, quindi buonissimo. E poi abbiamo sempre il nostro Bambolomba Segugio, che è il target ideale per Sepoltura Sciocca, anche se vi farò vedere adesso abbiamo finalmente nuovi target. E abbiamo tenuto sempre il nostro boss monster Zavorg, il Mega Monarca. E adesso passiamo alle aggiunte. Come prima aggiunta abbiamo Volpa 9 code, carta veramente buona, può essere appunto, è un livello 6 2200, quindi buonissimo attacco. Inoltre lo possiamo rievocare dal cimitero tributando dei mostri, quindi ha il modo di rievocarlo anche dal cimitero, e è anche un buon target anch'esso per Sepoltura Sciocca, quindi molto buono. E poi abbiamo sempre l'engine ricca, quindi un engine pianta che però è stato potenziato. Ciclamino penso di averlo già. Abbiamo aggiunto Primula, che è un livello 4. Lei è molto buona perché ci permette una volta per turno di aumentare il livello di due mostre pianta di 2 punti. Quindi questo ci permette, ad esempio, se noi abbiamo sia Primula che Ciclamino in campo, di aumentare il loro livello di 2, portarli a livello 6 e finalmente possiamo evocare il nostro Xyzricca di rango 6. Quindi una buona sinergia. Abbiamo sempre Erika la Fata Ricca, in più abbiamo aggiunto anche Ellebor la Fata Ricca. Lei è buona perché è un negate, scartandosi dalla mano o terreno, tributandosi dal terreno, e inoltre la possiamo specialare dal cimitero tributando un mostro pianta, se non sbaglio. Sì, un mostro pianta sul terreno, quindi molto buona, ed è un 2006 d'attacco. Poi abbiamo Amante Rosa, un ottimo supporto per i pianta. Posso bandirla dal cimitero per specialare un mostro pianta della mano e fino a fine il turno immune alle trappole dell'avversario. Questo è molto buono perché se noi ad esempio abbiamo lei in mano possiamo di Sepoltura Sciocca, possiamo andare di Sepoltura Sciocca a Amante Rosa, poi lo bandiamo dal cimitero e andiamo a evocare ad esempio questo. Quindi è un buonissimo anche extender, se possiamo metterlo. E poi abbiamo sempre Marigna, la principessa dei girasoli, e uno per di Talaia, principessa dei fiori. Loro sono dei buonissimi 2800 d'attacco, quindi buone carte da mettere nel deck. Poi abbiamo sempre l'engine ad Emancipator con l'1x di Cercatore e il 2x di Rapacite, al quale abbiamo aggiunto anche l'1x di Leonite, è un altro muro da 2200 d'attacco, buonissimo. Poi abbiamo sempre il 2x di Goram Gogogo, abbiamo il 2x di Guardiano Quakimeru, il 2x di Uomo di Sabbia e l'1x di Sovraccarico Quakimeru. Quindi sono tutti buonissimi 1900 d'attacco livello 4, target per andare da cercare con Cercatore, e quindi li ho messi per questo motivo. Passiamo ora alle magie. Abbiamo sempre il nostro 1x di Controllamente, l'1x di Arrestato per Sbaglio, l'1x di Sepoltura Sciocca e il 3x di Ciclone Galattico, buonissima carta. Passiamo invece alle aggiunte. Abbiamo penso una sola, no, ok, sì, e abbiamo come aggiunta la Putite, il Removibilatore, è un nome che non riesco a pronunciare, scusate, è la terreno degli Adamancipator, ci permette di buffare attacco e difesa 500 di tutti i mostri roccia presenti sul nostro terreno, quindi questo significa che i Quakimero diventano 2400 d'attacco e i muri diventano 2700 di difesa, buonissimo. Inoltre una volta per turno possiamo andare a cercare dal deck fino a 5 carte ad Emancipator e possiamo metterle in cima al deck, quindi questo ci permette di andare, se non ce l'abbiamo in mano, a cercare Cercatore e così possiamo poi andare nel turno successivo pescandolo a evocare subito il Synchro 6 che abbiamo trovato. E poi abbiamo il 2x di Fertilizzante Miracoloso, questa è una buona carta perché è un mostro suscitato per i mostri pianta, quindi se abbiamo lei in mano e Sepoltura Sciocca possiamo fare Sepoltura Sciocca, mandiamo un mostro pianta ad esempio Talaia o un mostro pianta molto forte al cimitero e poi con Fertilizzante lo possiamo rievocare. Quindi buonissima carta. Ah, infine abbiamo anche Ricastro Goblin, mi stavo dimenticando, buona carta, è un peschino, praticamente giochiamo con 39 carte del mazzo, e quindi buono così. Poi abbiamo sempre il nostro fortissimo 3x di Giudizio Solenne, al quale si aggiunge l'1x di Pollinosi, abbiamo molti più mostri pianta, quindi è ancora più value tenere questa carta del mazzo, e terminiamo con Risonanza Irremovibilatore,
finalmente l'ho detto giusto, e è il negate se controlliamo un mostro sincro irremovibilatore. Ne abbiamo trovati due o tre, adesso andiamo a vedere, quindi un 1 per di questa carta ci poteva stare nel mazzo. Perfetto, questo era il main, ora passiamo all'extra. Abbiamo sempre il nostro fortissimo coraggioso pinguino che finalmente sono riuscito a giocare, sono contentissimo di essere riuscito a evocarlo. E poi abbiamo un altro sincro 6, ovvero il 2 per di Rapacite. E buonissima carta, un 2200 d'attacco e 2008 di difesa. Se abbiamo anche la terreno la possiamo portare fino al 2007 d'attacco, quindi perché no? Inoltre lui è uno spacchino, se non sbaglio, quindi buonissimo effetto, tra l'altro effetto rapido, quindi buono così. Poi abbiamo sempre l'1 per di Minaruro. E siamo arrivati ad avere un bel 3 per di Kanzashi, anche se non abbiamo molti modi ancora per evocarlo, però visto che abbiamo un sacco di spazio nell'extra, perché no non metterlo. E poi abbiamo i nostri fortissimi Link, quindi Fenice, Unicorno e Grifone. Lui non mi ero mai ricordato di usare l'effetto di riciclare una carta al cimitero. Nello scorso episodio me lo sono finalmente ricordato ed è stato fortissimo, perché continuare a riciclare controllamente dal cimitero è stata veramente una roba fortissima. E poi passiamo alle carte in realtà ingiocabili, o almeno quasi ingiocabili. Abbiamo uno per di Bardish, che però non abbiamo target, e uno per di Mutante Sintesi, che non abbiamo modo di evocarlo, quindi non è solamente lì a prendere la polvere. Però vabbè, finché abbiamo spazio nell'extra ci sta comunque lasciarli lì. Passiamo invece alla side o alla cassaforte, e abbiamo tenuto sempre le carte Clifford, quindi Colpiti e cambio climatico. C'è sempre il terreno dei Wyrm nel caso andessimo a trovare dei Wyrm. Poi abbiamo sempre Gufo Fluffal e il Drago Mascherato nel caso trovassimo o Wyrm o Target Fluffal buoni da giocare, possiamo andarli a mettere nel deck. E poi andiamo all'incredibile diciamo engine di Eldritch. Non abbiamo Eldritch, quindi purtroppo per il momento sono ancora in cassaforte. Quindi abbiamo uno per di Spettro Elisir del Destino Bianco, uno per di Spettro Elisir del Risveglio Nero, due per della Spettro Terra Maledetta. Assurdo, questa carta vale 25 euro, non ci credo di averla trovata in due pacchetti random così. Uno per di Achero, due per di Conquistatore e due per di Spettro Elisir del Sanguigno Scarlatto. E purtroppo queste carte chiaramente non possiamo giocarle senza Eldritch. Dovremmo ancora avere, adesso non voglio fare spoiler, però dovremmo ancora avere un tentativo di trovare Eldritch. Se lo troviamo bene, se no penso che anche queste carte andranno scartate, perché purtroppo senza Eldritch non servono praticamente a nulla. Infine, come ultima aggiunta della nostra cassaforte, abbiamo l'1 per di Nevicata Ricca. Questa è una buona carta, il problema è che non, diciamo che ok, abbiamo molti mostri pianta, però pochi mostri ricca, ne abbiamo 4 se non sbaglio, e questa carta è buona se tu hai un mazzo fondato solo sui mostri ricca, che quindi puoi continuare a spammarli e tributarli. Quindi è una buonissima carta, abbiamo pochi target, quindi ho pensato di lasciarla nella cassaforte. Quindi per il momento rimane qua, come ho detto forse abbiamo un ultimo tentativo di andare a cercare anche mostri ricca, quindi nel caso trovassimo molti più mostri ricca potremmo anche aggiungerla, se no anche questa andrà poi scartata. Niente, quindi questa era la deck profile. Come dicevo, sono abbastanza fiducioso, sono contento della direzione che sta prendendo questo mazzo, sta diventando sempre più consistente rispetto allo schifo che era nei primi episodi. Quindi niente, adesso vi lascio al duello e speriamo di riuscirla a vincere. Ok. Allora, ci siamo? Come è andato l'unboxing stavolta? Schifo. Schifo? Dici? Ah, io non mi posso lamentare. Un bel doppio Eldritch ho trovato. Occa, beh. Doppio, addirittura. Ma non è lo short print. Non è più short print, nei miei pacchetti. Nei miei pacchetti non è. Aspetta che questo va, sì, va. Esatto. Ci sta. Ok. Ah, non c'è più. Ah, il dadino, vabbè, useremo l'applicazione. Il dadino? Sì, no, ce l'ho. È il dadino. Ce l'ho.
fatto un bel 7. Un bel 7, aspetta che... Bruttissimo. Sì, ho chiuso. Un bel 2, inizio io. Non penso. No? No. Inizio io. Mi sa che ne hai pescato un po' troppo. Non più, dai. Vai. È quello che pesco dopo, vedi? Sai. Ok, vediamo un po'. Sento una carta e passo. È rotto. Così? Sì, allora. Purtroppo, ma così. Ok, allora, io invece evoco un bellissimo muro con occhi nero. Sì. E proverò a entrare in battle. Vai. Attacco. Sì, prendo. Io 9. Incredibile. Posso. Ah, in end? Sì. Ah, lì che c'hai la roccia. Lui cosa fa? Lui è il negate per la magia. Ok. Pesco. Stand by me. Farei normal di sovraccarico con anche vero. Lui è il negate invece per le evocazioni di mostri. Ah, ottimo. E passo. In end? In end. Okay. Dire anche la telecamera. Proverei ad evocare il guardiano. Ok, va bene. Ok. Entro in battle? Sì. Con muro attacco? Sì. Mi ci schianto. Okay. E con guardiano attacco via. Ok. Altre mille. In end? Sì. Rivelo Dago Blocco. Oh no. Ok, pesco. Stand by main. Allora, lui è il negate per le trappole, giusto? No, lui per i mostri. Per i mostri? Mm-hmm. Evocati specialmente o normalmente? Scusami, l'effetto di mostro. Effetto di mostro, ok. Allora proverei a fare controlla mente sul tuo guardiano. Sì. E dopodiché farei normal di uomo di sabbia. Ok. E entrerai in battle. 1900 con uomo. Prendo entrambi. Ok. Da me. Ah sì, sono sbagliato. 1900. Ok, main phase 2. Sì. Farei link 2. Sì. Belli questi link. Che io non ho. Per cavaliere dell'incubo fenice. Ok. E passo. Lui cos'è che faceva? Lui all'evocazione scarta una carta e ti spacca una carta mezzo trappola. 70. Quanto che è? 1009. Peso. Come con la chimera. Niente, attiva il ciclone galattico. Sulla settata. Era un pollinosi. Ok. E setterai un mostro tipo qua. Ok. Vi posso. Va bene. Esco. Stand by main. Farei normal di canone la diva melodiosa. Ok. E andrei per un link 3. Mm-hmm. Per cavaliere dell'incubo unicorno. Sì. E vorrei attivare l'effetto all'evocazione, quindi scartando una marigna. Principessa girasoli, ti targhetto e rimbalzato nel deck. Ok. A questo punto proverai entrare in battle e attaccare diretto con... Va bene. Sono 2002. E passo. Va bene, faccio. Segni removibilatore. Cosa fa? Mi permette di evocare dal cimitero un roccia, okay, in difesa. Poi se è un irremovibilatore posso prendere un livello 4 inferiore del deck e aggiungerlo in mano. Okay. Purtroppo no, non c'è. Quindi... vabbè, tanto uno vale l'altro. Ok. E poi... tu mostri. Vabbè. Vai. E anche? Ah sì, scusa, mi c'è caso, okay, anche tu. Esco. Sempre dopo blocco. Normal di Goran Go Go Go.
Sì. Lui quando viene evocato sotto il suo effetto e viene cambiata la sua posizione. Ok. E ma poco importa perché faccio un link 4. Per togliere dell'incubo fone. Ok. Lui cos'è che faceva? Le magie. Le magie. Okay. E attiverai il suo effetto. Quindi scarto una carta e andrai a ripescare una carta magia trappola dal cimitero e me la setto. Però non la posso attivare in questo turno. Ok. Quindi andrai a prendere controlla mente. Sì. Setto. E ok. A questo punto provo a entrare in battle e ti attacco il muro. Va bene. E passo. Beh, devo farlo. Il casto goblin? Sì. Quindi tu guadagni 1000 di più. Continua. Attivo l'effetto di Dago Block. Cosa fa? Posso evocarlo specialmente da mano o terreno. Ok. Da mano o cimitero, bandendo dalla mano e o dal cimitero tre mostri terra. Ok. Quindi 1, 2 e 3. Ok, il doppio Drago Blocco. Banno. Sì. Lo evoco special. Sì. Flippo ciclamino. Sì. Purtroppo devo farlo, ma poi la vado a perdere. Evoco Segugio. Sì. E prende bene 5, quindi lo puoi schiantare. Mi schianto. Aspetta che volevo vedere ancora lo stesso. Mi schianto. Sì. Se lui va al cimitero fa qualcosa. Se questa carta viene mandata da terreno al cimitero puoi aggiungere la deck alla mano fino a 3 mostri roccia la cui somma di livelli sia pari a 8. Quindi lo faccio? Sì. Vabbè, allora prendo la pacita. E l'analista. E attacco con ciclamino. Sì. E poi attacco con segugio. Sì. 1600. Passo. Esco. Stand by me. Setto un mostro, setto una carta e passo. Evoco analista. Sì. Attivo. È quella che si arcia 5. Ciclo 5. E, posso evocare una roccia lontana a livello 4 inferiore. Vai. Niente. In fondo al deck. Faccio 5-8. Ok. 5-8? C'è di 5-8. Lui cos'è che farebbe? Allora, lui non me lo ricordo. durante la main posso dissotterare le prime 5 carte del deck e se lo faccio posso far ritornare nella tua mano carte controllate fino al numero di roccia che ho dissotterrato. Poi ovviamente come il resto vanno rimesse. Okay. E quando viene attivata una magia trappola o un loro effetto mentre ho un'acqua nel cimitero, infatti mi sono appena accorto che ho sbagliato. Okay. Materiale posso posso annullare l'attivazione e distruggerlo. Ok, sull'evocazione però farai giudizio solo. Ok, ci sto. Quindi pagando metà dei melee points, che ormai sono pochi. 900.
Entra in bot? Sì. Quello lì è un muro, però lo picchi comunque. È un bel muro da 2002. Qui prendi 400. Ah, cominciano a scarseggiare lì poi. Setto una carta e passo. Pesco. E questo è un bel problema. Perché stand by main. Passo. Anzi no. Sì, passo. Ok. Di bei muri anche te. Vai. Pesco. Qua si sta sulla difensiva perché... Eh sì, un attimo. Allora... Farei... Normal di ciclamino, l'ho fatta ricca. Ok. E proverai a entrare in battle. Ok. E attacco la tua ciclamino. E passo. Ok. Hai trovato terzo drago blocco? Davvero? No. Ah. Passo. Ok. Pesco. Farei tributo a Ciclamino e Rampacite per Zaborg, il mega monarca. Finalmente è brutto. Il boss mostra arrivato. Nella deck profile ho detto l'unico che mi preoccupa è Zaborg. È Zaborg. Però avrei un bel giudizio, però si no? Becca giudizio. Sì. Lo immaginavo avessi giudizio. 800. No. Beh, fai te. Immaginavo avessi anche il giudizio solenne. Perché è brutto il babbo che mi mandi al cimitero quello che gli voglio te. Sì. E niente, andrai in end e l'end attiverà il ciclamino, visto che è stata lì, è stata mandata al cimitero tramite tributo, e la posso specialare. Sì. Non in questo turno. Non nello stesso turno? Durante la infinita queste carte nel cimitero sono state mandate al cimitero. Ah, in questo turno, scusami, mi sono confuso con quell'altro. Ok, quindi riavoco il ciclamino e puoi andare. Scusa. Oh no. Ottimo. Vabbè. Metto in attacco Nobile Cavaliere Fratelli, sì. Evoco la mia ciclamino. Ok, i due quindi. Entra in battle. Sì. Mi schianto. Sì. Quella viene bandita. Dita. E poi... E poi attacco con... Sì. Sì. Oh. Niente, round 2. Buono. Quindi chi incomincia? Proverai a incominciare di nuovo. No, va bene. Ok. Vediamo un po'. Vediamo se stavolta... Prima uno in più, adesso uno in meno. Set una carta, set un mostro e passo. Un buonissimo T-set. Pesco. Io avevo col ciclamino. Sì. E provo ad entrare in botte. Sì. Tocco. Un muro. Bello. 400. 400. E passo. Ok. Pesco. Stand by main. Allora, ho qualche giocata interessante a poter fare. Perché parto con un bel special di cercatore. Visto che controllo un altro Adamant Pietro, lo posso specialare. Okay. E attivo il suo effetto, quello di searchare 5. Va bene. No, ti prego. Ok. Provo. Uomo di sabbia proprio. Allora. Lui te lo fa evocare? Sì, me lo fa evocare in. Vabbè, in. Sì, me lo fa specialare. Ho capito. Allora, ti sembrerà strano, ma scelgo Goran Gogo. Adesso ti faccio vedere il perché. Ok. Abbastanza curioso. Quindi, lo specialo in difesa. Sì. E si attiva il suo effetto. Quando viene evocato, no, evocato, devo cambiare la sua posizione. Ah, okay. Quindi gli va in attacco. Ed è un bel 2003 d'attacco. Ci sta.
un bel quindi ciccione. Quindi la normal ancora non l'ho fatta, non penso di andarla a fare, però farei 5 o 6 con loro due. Per un facile anche te? Sì, l'ho trovato anche io. La facile cos'è che faceva? Tanto la famiglia. Ok, perfetto. Quindi attivo l'effetto di capacità, quindi anche lui searcha 5, cioè di setare come 5 ed evoca un roccia. Un roccia di sorretterrato in posizione di difesa. Quindi attivo l'effetto. Zabord. Utilizzante. Canone. Arrestato. E ricasto. Quindi niente. E lo Zabord. Via. È andato sotto. Ok. Allora semplicemente entrerai in battle, ok, e farei 2003 con Golem, quindi cammino e poi 2002 diretto. Quindi 2007. Ok. E main phase 2, pensando se fare altro, lo passo. Ok. Due colchi meno. Lui cos'è che faceva? Negate delle magie. Ok, sull'evocazione farai giudizio solenne. Bene. Non si rischia. Non faccio quello che voglio fare. Vai. Ok, allora esco. Stand by main. Partirei attivando l'effetto di rapacita. Quindi dissotteriamo le prime 5. La terreno, volpe a 9 code, infatti facciamo un sacco di spoiler, controlla mente, uomo di sabbia con occhi nero e Crowley, quindi l'unico target è uomo di sabbia che viene evocato in difesa. A questo punto farei normal di guardiano con occhi nero. Ah no, cavolo, ho fatto la normal, ho fatto una cazzata. Vabbè, ma no, anzi, facciamo così. Mento in battle. Ok. Ah cavolo, è vero, non è nulla. Sì, sono stupido. Col guardiano sì, è lethal. È vero. Niente, ok. Normal di guardiano, in realtà la giocata era giusta. Mento in battle. Prendo tutto. Prendi tutto. Ok. Infatti non capivo. Va bene, ancora una volta terzo round. Round 3. Chi inizia? Io, dai. Non puoi sempre iniziare tu. A me piace iniziare, ma. No. Ok. Inizio di un bellissimo unizombie. Ok. E attivo. Sì. E scelgo come bersaglio lui, lo faccio diventare 4. Ok. Scarto di costo. Ok. Quindi adesso è un livello 4. Sì. Ma fino a fine del turno? Fino a fine del turno. Ok. Poi attivo l'altro effetto. Sì. Sempre lui. Di mandare uno zombie al cimitero. Lo mando uno zombie al cimitero. Ok. E la chiudi. Ok. Poi dal mappo. Entro in battle? Non puoi? No, niente, 7-2, in main phase 2, 7-2. Ok. E passo. Ok. Esco. Ok. Allora, vediamo se ho una combo da poter fare. Voglio vedere se riesco a farla. Quindi farei. Attiverei il terreno degli Adamant Secretor. Che attiverà il suo effetto. Quindi posso mettere fino a 5 ad Emancipator in cima al mio deck, in qualsiasi ordine. Dal deck li vuoi mettere in 5. Okay. Non ne ho molti, però scelgo un cercatore. Facciamo un cercatore. Facciamo C'è
Facciamo una rapacite. Anzi, facciamo due rapaciti e basta. Facciamo queste tre qua. Oh, voglio fare altro. No, va bene così. Quindi sfondo il mazzo. Metto in quest'ordine. Dopodiché proverei a fare ricasto goblin. Goblin, certo. Pescarmi il mio bellissimo cercatore. Devo aggiungere un po'. Vuoi toglierti? Ok. A questo punto. A questo punto farei normal di cercatore. Mm-hmm. E proverei a tirare il fuoco. Quindi sotterrare come 5. No, a parte che sono scemo, scusa. Sull'evocazione. Sì. Ti faccio judgment. Judgment. Va bene. Quindi grazie per i 500 in più che mi devo togliere. Allora setto una carta e passo. Sto pensando se rischiarlo o meno. Aglia. Perché ho paura di quello lì che sarà quasi sicuramente un judgment. Poi la terreno. Mm-hmm. Che è preoccupante. No, entro in battle con un zombie. C'è. Mille tappi. Sto settando un mostro sbagliato. Mentre metto un mostro coperto e posso. Ok. Pesco. Chissà cosa avrò pescato. Farei normal di ciclamino. Ok. Farei controlla mente. Su. Te lo dai il tag? Sì, sulla settata. Aspetta, ti guardo un attimo. Ok. Scopriamo sta settata, era un bel muro, immaginavo. E farei link 2. Fenice. E attiverei l'effetto di Fenice. Scartando una carta ti targeterei quella settata per distruggerla. Ok. Sì. Vabbè. Faccio calice su di lui. Divento 1700. Ok. Dopodiché entra in battle e attacco il zombie. 200. Sì. E passo. Sì. La buco guardiano qualche meno. Ok, penso. Farei judgment sulle emozioni. Vero. E posso. Ok. Pesco. Pronto ai 4003. Farei setto un mostro e dentro un batto. Faccio 1009 diretti. Ok. E passo, vai. Top deck di Drago Blow. Giuro che lo sto temendo quella carta lì. Evoco ricercati, dice. Vai. Attivo. Sì. Ho il tutto per tutto. Ok. Daglie. Sì. Quello non puoi evocarlo? No. Easy.
Nessun target. Passi? Ok. Esco. Ok. Farei. Scopro in attacco rapacite, che grazie a Terry non ci piace sempre l'attacco. Farei normal di segugio. Entrare in battles. Con sì. Rapacite ti attacco la tua ricercatrice. Senti ben 400 e poi 1.900 diretti e 1.600 diretti. GG. Ok, che sudata. Cosa... allora? Tacci sua. questi link... più che altro forse è il fatto che ho sempre incollato la mano il controllamento. Il controllamento è nella manica. È nella manica, ce l'ho. È nella manica. Però bella la combo. Quando ho visto controllamento più ricasto Goblin, ho detto, boh, sto, gli faccio la... cioè, avevo controllamento ricasto Goblin e la terreno, ho detto, gli faccio la combo combo adesso. Poi non ci so punto andare perché era palese che ci fosse almeno un judgment tra le due. Però... allora, i pool come sono andati? Male. No, questa, che comunque... che in teoria è la short print, non è la short print quella? Sì. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Ok, e... niente, ho trovato un'altra volpe a 9 code. Sì, ne ho trovato una anch'io, che ho aggiunto. Drago blocco, grande aggiunta. Quella è forte. Ho trovato un sacco di Corchimeru. Anch'io? Io un paio di Corchimeru. Ho trovato un paio di rimodulatori. Ho messo la terrena. Avevo i Monster Reborn per le piante anche. Ho trovato. Ah, il fertilizzante. Sì, ne ho trovati due. E questa che l'hai vista prima. Sì, e il, ecco, io invece ho trovato due rapacite. I vento. Più un bel playset di Kanzashi, la regina Marca, completamente inutile visto che non ho modo di evocarli. Cioè, in teoria l'unico modo è fare Xyz con i due rapacite o col coraggioso pinguino per andare a evocare la Kanzashi, che non penso sia una buona idea. Niente. Quindi sono riuscito a crociare le distanze, finalmente siamo in pareggio, 2-2. Problema sarà il prossimo... prossimo okay, sneak, okay. Dici, sarà un po' un problema. Va bene, allora finisce qua anche questo quarto episodio. Io vi invitiamo sempre a lasciare un like se vi è piaciuto l'episodio e iscrivervi al canale. No. E ok, Max dice di no, quindi non fatelo, mi raccomando. E da noi e dai token delle caprette è tutto, bella. Ciao.